Dopo gli applausi e il calore delle tantissime persone presenti ieri mattina alla sesta tappa del Giro d'Italia, il Paese delle Orchidee traccia un bilancio della pagina che è stata interamente dedicata all'evento in rosa e nel frattempo, proprio come un ciclista in gara, ricomincia anche la sua corsa verso un altro arrivo, quello di un avvenire sempre più roseo, appunto, per tutta la comunità di Sassano che si è messa già al lavoro per i prossimi appuntamenti rivolti alla promozione del territorio, mentre ancora gode della scia di entusiasmo portata dal Giro. I primi ad essere felici di come è andata la manifestazione sportiva sono i commercianti di Sassano, che all'indomani della bellissima giornata trascorsa tra corridori, ospiti, famiglie, giovani e bambini, si dicono soddisfatti dell'ottima riuscita del suggestivo incontro annuale dedicato al ciclismo, che ha regalato all'intero valdianese soprattutto un momento economicamente proficuo. Il Giro d'Italia, ha riferito infatti il sindaco Tommaso Pellegrino, è stata una bella vetrina che ha dato e darà lustro al Vallo di Diano per molto tempo. Ora però Sassano non si ferma e si prepara al ricco calendario di eventi già annunciato nei giorni scorsi. Nella mattinata di sabato 17 maggio si terrà la quarta edizione del premio giornalistico Orchidea d'Argento, quest'anno assegnato al giornalista Sandro Ruotolo e al direttore della città Angelo Di Marino. Nel pomeriggio l'associazione Vivi Turismo proporrà percorsi naturalistici nella Valle delle Orchidee e visite guidate nel centro storico. Il programma continuerà domenica 18 maggio alle 16 presso Palazzo Babino con la mostra dedicata al campione Fausto Coppi. Il 31 maggio in piazza Umberto I con lo spettacolo del maestro Tami Pinto e le degustazioni dei prodotti tipici locali a cura di Settembre al Borgo. E il 1 giugno con la grande festa delle Orchidee che si svolgerà a partire dalle 10 nella Nuova Valle in località Gravola, dove si potrà assistere al Festival della Musica Popolare e prendere parte a discussioni e passeggiate a cavallo.